Buonasera ragazzi, cosa vi avevo detto della partita di oggi? Il pareggio di stasera è oro, conquistato grazie a un grandissimo Cristiano Ronaldo, entrato nel secondo tempo quando le cose si erano messe molto male. Si sapeva, l'Atalanta in forma, la Juventus, diciamo, non che l'avesse presa sotto gamba, ma c'erano tutte le premesse per una figuraccia oggi. Turnover, manco stessimo giocando con noi Young Boys qualunque. Cristiano in panchina, l'Atalanta in forma, non vinciamo da 3 anni. Zapata ci ha sempre messo in crisi, un giocatore sottovalutatissimo, che se dobbiamo fare paragone con Ibaka, con i Kalinic, con i Lautaro Martinez, con gli Schick, sono tanto superiori a questo Duvan Zapata, ragazzi. Veramente? Vabbè, comunque. Ci è andata di lusso. Szczęsny, è ora che si dà una svegliata sulle palle inattive. Bonucci, ennesima dormita sul primo gol di Zapata. Vabbè, ma si sa, Zapata lo soffriamo in particolar modo. Chiellini ha sofferto più del solito. Alexandro, dopo un buon inizio, si è completamente spento. De Sciglio ha fatto il suo. Khedira, inevitabile che non fosse in forma. Infatti, quando è entrato Pjanić ci è cambiata un po' la musica. Emre Can non è ancora al 100%, l'assenza di Matuidi si è sentita, Bentancur ha fatto cagare, espulsione a parte ha fatto cagare, Mandzukic non è alla sua migliore serata, Dybala anonimo, ci salva Cristiano, l'abbiamo anche comprato per questo. Questa è una partita che l'anno scorso avremmo perso, senza dubbio, questa è la stessa partita della Sampdoria dell'anno scorso, del Genoa di 2 anni fa e tante altre figuracce che abbiamo fatto, rare per fortuna. Comunque, bene come è andata, fortuna che oggi c'è Inter-Napoli. Quindi comunque vada una serata positiva. Anche se vince il Napoli, accorcia, però mi diverto a vedere lo sprofondo nell'azzurro. Se vince l'Inter, addirittura allunghiamo. Se pareggiano, rimaniamo come stiamo, quindi... Volevo volare, diciamo che la giornata è positiva, questo pareggio ci sta. Io di tu avevo previsto una sconfitta, che tale era se non entra Cristiano Ronaldo, tale era, ragazzi, ve l'avevo detto, occhio all'Atalanta, l'Atalanta ci darà molto fastidio, l'ho detto, è tutto qua. Sono contento per il pareggio, anche se all'ultimo si poteva vincere, ma sarebbe stato ingiusto. Sinceramente l'Atalanta ha fatto una gran partita, ripeto, Zapata grande, bene Papu Gomez, bene a parte qualche spalatura di Jim City, bene la difesa, bene Atebur, Freuler, insomma la solita bella Atalanta, ragazzi, diciamo che è un pareggio dal quale ci si può accontentare. Finisce questo ciclo di ferro dove abbiamo affrontato praticamente tutte le squadre più temibili, dalla Fiorentina al derby, all'Atalanta, alla Roma, all'Inter. Comunque, tutte vittorie, un pareggio, ci avrei firmato prima di questo ciclo. Il 29 ci aspetta la Sampdoria alle 12:30. Di solito la Juve, dopo una mezza battuta d'arresto, infila un filotto di 7-8 partite vittoriose. Ci è andata bene, ragazzi. Speriamo di recuperare al più presto qualche giocatore importante, tipo Emre Can, tipo Khedira, e al più presto possibile Cancelo. Va bene così. Ci spacchiamo Inter-Napoli. Iscrivetevi al canale, pollice in su. Ci vediamo stasera per Inter-Napoli. Ciao!